Amici e amici sportivi di ETV, buonasera e bentornati all'appuntamento con Extreme Fight, seconda puntata di questa nostra nuova stagione, una seconda puntata che possiamo aprire con un sorriso smagliante, considerati i risultati ottenuti già nella prima puntata che ci ha visto protagonisti insieme nel lancio della quarta stagione di questo viaggio che stiamo ormai da anni percorrendo insieme all'interno degli sport da combattimento. Questa sera un'altra interessantissima tappa che ci farà conoscere meglio, ancora meglio, il mondo della submission wrestling. Per le persone che per la prima volta sentono nominare questo termine, questa tipologia di sport, andremo anche a capire meglio quali sono i regolamenti, le regole e di cosa si parla quando appunto si sente questo termine, questa definizione di sport. Ma andiamo subito a vedere gli ingredienti di questa seconda puntata. Non mancherà l'appuntamento con l'ospite all'angolo questa sera, molto particolare, perché non ci siamo voluti accontentare tra virgolette di un solo ospite, ma ne avremo addirittura tre. Dopodiché tornerà il consueto appuntamento con l'angolo tecnico e non mancherà un'altra parentesi dedicata all'Italian Extreme 5. Questa sera rivivremo insieme le emozioni della seconda semifinale del torneo K1 Max categoria meno 70 kg e vedremo il match che ha visto posti sul ring del Palapanini nell'aprile scorso gli atleti Tarek El Idrissi e José Duba Barradas. Questi sono alcuni degli ingredienti che caratterizzeranno questa puntata, che stasera non potrà non parlare di un appuntamento importantissimo ormai alle porte, il torneo europeo di submission wrestling in programma a Modena domenica prossima. Carta e penna per segnare l'appuntamento a Modena, dicevo, al Palamolza, domenica prossima 25 novembre, con inizio fissato alle 10:30. Sarà una giornata interamente dedicata alla submission wrestling. Nel corso di questa serata vi daremo altri dettagli di questo appuntamento. Intanto ci fermiamo un attimo. Eccoci dunque prontissimi a partire con questa puntata, come detto, interamente dedicata alla submission wrestling. Siamo veramente curiosi di conoscere i dettagli, anche le curiosità nascoste di questa tipologia di sport da combattimento. Pertanto passiamo subito la parola ai nostri consueti compagni di viaggio che ci stanno già aspettando nell'altra area della palestra Shoot Team di Modena, da cui vi stiamo parlando. È il turno dunque di Paolo Salati ed Emiliano Lanci, a voi la parola. Ciao Gigi, buonasera a tutti, benvenuti qua nella palestra Shoot Team, e oggi si parlerà di submission wrestling. Avremo la possibilità di capire effettivamente che cos'è questa disciplina, anche se comunque già in questi anni ne abbiamo parlato spesso. Ci stiamo avvicinando al nostro secondo grosso evento, domenica 25 novembre al Palamonza, proprio qua di Modena. Avremo appunto il secondo campionato europeo Combat League, che è la federazione di cui noi siamo rappresentanti, appunto, di submission wrestling. La submission wrestling naturalmente è una forma, è una disciplina di lotta che è un po' il connubio di tutti gli altri stili lottatori, non è altro che
che è un mix che cerca di mettere insieme tutte le tecniche di lotta, sia provenienti dalla lotta libera che dalla lotta greco-romana, che dal judo, dal sambo, Brazilian Jiu-Jitsu, e diciamo che sta avendo una connotazione vera e propria. Noi siamo, come dicevo prima, questa è seconda edizione. Il campionato europeo è un evento molto importante, già l'anno scorso ha riscosso un certo successo, perché abbiamo avuto atleti provenienti da diverse appunto nazioni d'Europa, abbiamo avuto una fortissima squadra svizzera, sono stati presenti i francesi, sono stati presenti gli svedesi e naturalmente gli italiani hanno fatto la propria parte. Non ci dimentichiamo che questa disciplina ha un forte successo, in particolare in Brasile, sta avendo successo soprattutto in America e di conseguenza in Giappone, ma soprattutto qua in Italia ci sono molti tecnici brasiliani che si occupano appunto sulla diffusione di queste discipline, e come tecnici in primis loro gareggiano, quindi diciamo che sarà anche un evento per avere la possibilità di combattere proprio sui nostri tappeti anche praticamente atleti che hanno una grossissima esperienza. Qua siamo appunto nella sala di lotta proprio oggi, vedremo proprio da vicino un po' come si sviluppa una lezione di lotta e cercare di capire appunto questa disciplina un po' più dal vivo. Qua vedo il mio socio Paolo Salati, che è effettivamente il vero esperto di questa disciplina, è lui che tiene anche i corsi qua da noi, quindi direi di passargli la parola ed entrare effettivamente nel vivo del nostro mondo. Vi ringrazio e ciao a tutti. Grazie Emiliano intanto, e grazie al pubblico che ci ascolta sempre da casa. Adesso andiamo verso il tatami, così si chiamano i materassini, per vedere effettivamente in cosa consiste l'allenamento. I ragazzi stanno facendo delle prove tecniche, diciamo, uno sparring molto molto leggero, e quindi stanno ripercorrendo quello che è il loro repertorio lottatorio in previsione della gara. Quello che conoscono in pratica lo mettono in pratica in maniera molto leggera, cercando quindi di ricordare, di mettersi in memoria quelle che sono le tecniche basilari. Da quest'altra parte invece noterete un classico riscaldamento del collo che viene effettuato da parte di Giulio, e viene classico ponte, no? Quindi un tipico allenamento, diciamo, della greco-romana, però che va bene, può essere adibito a qualunque tipologia di tecnica lottatoria, in quanto serve per rinforzare non solo i muscoli del collo ma della schiena e anche delle gambe. E la tipologia della submission wrestling, come diceva già Emiliano, è una lotta che si svolge in piedi ma soprattutto a terra, anche a terra, e in questo caso l'atleta può vincere o per sottomissione, quindi per leva articolare, oppure ai punti, quindi suscita un preciso punteggio come nel judo, come nella greco-romana, come nella libera, come nel sambo, anche nel discorso della submission wrestling. E queste tipologie di allenamento i ragazzi lo fanno ogni volta, io dedico 10 minuti, un quarto d'ora che dedicano ogni allenamento, in quanto è il modo migliore per cercare di riproporre e di ricordarsi quelle che sono le tecniche che conoscono in maniera molto sciolta, come vedete, quindi non c'è assolutamente l'agonismo tipico della gara, che però gli consente di assimilare la tecnica nella maniera corretta, cercando di evitare qualunque tipologia di sbaglio. E abbiamo diviso gli atleti chiaramente per peso anche, quindi avremo dei pesi leggeri, medi, medio massimi, massimi in questo caso, che abbiamo due atleti come possono essere Fabrizio e Michele che superano gli 80 kg, anzi lui addirittura supera i 90, abbiamo atleti invece che stanno intorno ai 65 kg, abbiamo atleti come Antonello, come Kilian, che sono intorno agli 80 kg scarsi. E quindi è importante anche lavorare esattamente a parità di peso per le coppie, in maniera tale che l'allenamento sia corretto e giusto.